Eccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Quattro Chiacchiere con oggi una mia carissima amica Monica Amarillis Rossi. Ciao, Allora, buonasera. ciao Monica, benvenuta. Sono molto felice di averti qua perché penso che stasera sarà un argomento comunque interessante anche per il nostro pubblico. Allora, intanto che aspettiamo che le persone così arrivino, si connettano, io direi di iniziare un attimo a presentarci. Quindi, per chi non mi conosce, mi chiamo Valerio Folloni e sono l'ideatore di Manigiatra, un progetto che ha lo scopo di studiare e diffondere le antiche conoscenze sciamaniche e legate alla guarigione. Manigiatra significa il viaggio del gioiello, ovvero mi piace aiutare le persone a aiutarle a riscoprire se stesse e a diventare il gioiello della loro vita. E per fare questo lavoro sull'ascolto interiore, sulla creatività e sulla semplicità, in quanto credo siano i tre pilastri per una vita armonica e felice, appunto. Monica, questa mia carissima amica, Monica Amarillis Rossi, invece è un astro ed energy coach. Per anni si è dedicata all'editoria come traduttrice, giornalista e anche editor, e poi si è avvicinata invece alle discipline olistiche. Attualmente, oltre a occuparsi dell'astrologia, insegna il Qigong ed è una life coach. E nelle sue sessioni utilizza diversi strumenti, diversi metodi che vanno dalla EFT, cioè l'Emotional Freedom Technique, spero di averlo detto bene, alla radiestesia, alla radionica e alle tecniche sciamaniche che sono proprio quelle di cui parleremo questa sera. Infatti, dal 2011 Monica studia assieme alla sua maestra che si chiama Eileen Newman, spero di averlo detto bene, che è Naumann. Naumann, ecco, vedi? Che è una maestra statunitense con degli antenati Cherokee. Quindi, adesso, prima di partire, quindi approfondire questi discorsi, gli insegnamenti che hai ricevuto, volevo comunque comunicare alle persone che ci seguono, che ci stanno seguendo, che questa intervista vuole essere anche interattiva. Quindi, se ci sono delle domande o delle cose, delle curiosità che volete porre a Monica, potete scriverle nei commenti. E noi cercheremo di, come dire, rispondere a queste domande. Va bene? Allora, io direi di aspettare ancora qualche minuto a vedere se si collega qualche altra persona. E intanto, così, per intrattenere un attimo il tempo, Monica, ti chiedo come stai. Bene, grazie, molto bene. Bene. Nonostante Allora, siamo usciti dal lockdown da poco, però per me è stato un periodo di riflessione e approfondimento ecco, molto questo importante. è importante, è una cosa su cui punto molto anche io, nel senso che è stato così anche per me e credo che per quanto sia stato destabilizzante, no, e anche un po' così, sia stata anche una grande opportunità che abbiamo avuto, soprattutto per chi vuole fare un certo tipo di lavoro su se stesso, di crescita. E visto che parliamo di tecniche sciamaniche, sicuramente lo sciamanesimo ci può essere molto d'aiuto in situazioni di questo tipo, io credo, insomma, no? Va bene, allora, io direi di iniziare con l'intervista. E quindi, come prima domanda, io volevo chiederti come hai conosciuto Eileen. E una curiosità che ho è se sei stata tu a scegliere lei, o se è stata lei a scegliere te come allieva, diciamo. Bella domanda. Allora, te lo spiego mentre racconto come ci siamo conosciute. Io l'ho conosciuta perché
Lei è anche astrologa e anche e soprattutto specializzata nell'astrologia medica. Infatti ha scritto un libro che ancora adesso negli Stati Uniti per gli astrologi è una specie di Bibbia dell'astrologia medica. E quindi ho iniziato a seguirla e seguire un suo blog in cui faceva delle correlazioni tra astrologia e pietre, perché anch'io io stessa ero interessata alle pietre, perché in un periodo in cui sono stata male fisicamente, ho avuto dei problemi di salute, ho iniziato ad avvicinarmi appunto alle discipline olistiche, ai fiori di Bach e anche alle pietre, con cui mi sono subito trovata molto in sintonia, cioè mi hanno aiutato veramente molto a radicarmi, a fare un lavoro di pulizia, eccetera. Quindi mi interessava il fatto di unire queste due cose, l'astrologia e le pietre, quindi ho iniziato a seguirla. E lì ho scoperto che lei era molto, molto di più di questo. Oltre ad essere appunto astrologa, è scrittrice di romanzi rosa ed ha milioni di copie, tra l'altro. E, inoltre è anche esperta di omeopatia, infatti ha un diploma di omeopata. E poi, e quindi io dicevo, questa donna è incredibile, è proprio il mio modello di donna, no? Con tutte queste conoscenze, interessi. E poi ho scoperto anche che si occupava di sciamanesimo, di cui allora non sapevo molto. Quindi ho letto dei libri che lei ha scritto a riguardo e mi si è aperta un po' una finestra, perché ho ritrovato... diciamo la concezione del mondo che io avevo soprattutto da bambina, quindi mi sono ritrovata un po' a casa nei concetti che lei spiegava di unione, di unità, di dialogo con tutto ciò che esiste, quindi con le pietre, con le piante, con gli esseri invisibili. E quell'anno lei ha organizzato uno degli ultimi seminari aperti, diciamo, al pubblico, in cui appunto organizzava Walking the Land, cioè camminare la terra, ovvero mettersi in connessione con le energie della natura e interagire con le energie della natura. Per cui ho colto l'occasione e sono andata da lei in Arizona. E... un bel viaggio! Sì! E non eravamo in molti, era comunque un seminario abbastanza, diciamo, non fa pubblicità, non è una persona che così da questo punto di vista commerciale. Quindi, e lì lei mi ha chiesto di diventare sua allieva, quindi è stata una cosa reciproca, nel senso che lei sceglie, sceglie lei a chi insegnare, non ci si può imporre, lei non lo fa per soldi, infatti non chiede assolutamente soldi per insegnare, però chiede un grande impegno personale e anche una collaborazione, perché lei con tutte le sue allieve e allievi poi raduna le conoscenze, le esperienze fatte e appunto si crea qualcosa di particolare. Per esempio, vabbè, in realtà sto anticipando quello che probabilmente mi vuoi chiedere, però. Esatto, infatti diciamo che la domanda che volevo farti adesso era, visto, no, questo aspetto di sciamanesimo ma anche omeopatia, discipline diciamo più moderne, quello di cui volevo farti parlare è proprio questa integrazione, chiamiamola così, no? Cioè, probabilmente lei ha svolto questo tipo di integrazione tra discipline più tradizionali e antiche della sua cultura, delle sue origini, diciamo così, con anche conoscenze più moderne. Quindi sì, era questo quello che volevo chiederti. Sì, infatti, perché allora l'inizio del suo apprendistato nello sciamanesimo le viene da suo padre, che appunto aveva sangue Cherokee e che è stato
il primo ad addestrarla in un certo modo, poi ha ampliato, ovviamente è andata anche a studiare con altri maestri e maestre, e però sua mamma, e già suo padre era insomma più bianco che nativo, e sua mamma anche ha delle ascendenze irlandesi, credo, quindi infatti lei si sente un po' anche, è molto interessata anche al mondo dei Celti, dei Druidi, eccetera, e quindi ovviamente vivendo in un ambiente misto, non è nata, vissuta in una riserva, ovviamente tra l'altro sua madre era astrologa, per cui lei ha assimilato l'astrologia dalla madre, poi è stata nell'esercito, quindi è infatti una donna molto volitiva, diciamo, e molto disciplinata, e poi appunto con tutti questi suoi interessi, lei è una Gemelli come te, Valerio. Dai! infatti adesso... Prima, quando dicevi di tutti questi interessi che ha e dell'integrazione che fa tra questi interessi, un po' mi ci rivedevo, no? Però poi non volevo sembrare, non so, uno sborone che si confronta con una maestra, assolutamente, però mi ritrovo veramente nell'avere questi tanti interessi, quindi forse anche in questo essere eclettici, no? Esatto. E cercare comunque un filo conduttore tra tutti questi aspetti che non sono separati tra di loro, ma in realtà poi interagiscono, insomma. Quindi... Sì, poi lei sicuramente ha imparato in modo classico dai libri, da altri insegnanti, ma anche in modo diretto, che è quello tipico dello sciamanesimo, cioè dall'esperienza e dal contatto diretto, per esempio nei suoi insegnamenti sulle pietre, ha un suo metodo che ha sviluppato direttamente lei, e così anche in altri ambiti. Così per curiosità, che cosa hai imparato da lei? Cioè, se possiamo, non so, sintetizzarlo per argomenti, diciamo così. Allora, lei una cosa che insegna, a parte appunto il contatto diretto con la natura, quindi con pietre, di cui fanno parte anche le pietre e cristalli, piante, alberi, fiori, eccetera. La floriterapia, quindi anche fare le essenze floreali dai fiori, e anche lì mettersi in contatto direttamente per capire a cosa può servire una pianta o un fiore. Quindi questo è uno dei primi insegnamenti. Poi nel corso degli anni sono tornata da lei varie volte, poi ci siamo incontrate anche in Europa più volte, e abbiamo, diciamo, camminato la terra, percorso la terra anche nei luoghi sacri qui in Europa, che come sai spesso corrispondono ormai a luoghi della cristianità, ma che prima ancora erano luoghi legati ad antichi culti, dove comunque c'erano delle energie particolari, naturali. E poi soprattutto l'ultima volta che sono andata ho approfondito la sua, non è proprio sua questa, lei l'ha imparata da Uchinna Fastwolf, una donna di medicina Apache, e la sua pulizia coi cristalli proprio, coi cristalli di rocca. E quindi è una pulizia energetica che lavora ovviamente sul campo energetico della persona, e ho avuto molte esperienze interessanti già con questa tecnica, quindi magari dopo ci racconti un po' meglio questo discorso interessante. Ascolta, ora hai già detto tante cose che mi hai portato un po' in confusione, nel senso che vorrei chiederti veramente tante cose. Però, tornando al camminare la terra, e quindi
parlavi appunto anche del camminare sui nostri luoghi sacri, no? Su magari appunto ormai cristiani, ma a volte anche non, perché effettivamente è vero che molti sono stati trasformati in luoghi cristiani, come abbiamo visto anche nella precedente diretta sulla geografia sacra, ma alcuni invece rimangono come, se vogliamo, reperti archeologici, diciamo, più legati appunto alle antiche tradizioni. Ma che cosa vuol dire entrare in contatto con questi luoghi? Cioè, tu vai lì e che cosa fai? Allora, una cosa importantissima è sempre come avere una buona educazione anche con il mondo, diciamo, spirituale, cioè chiedere il permesso di entrare e di prendere contatto con loro e presentarsi molto semplicemente, portare delle offerte che possono essere le offerte tradizionali del luogo, che possono essere riso, mais, foglie d'alloro piuttosto che tabacco, perché anche se non è, diciamo, originario del nostro mondo, comunque ormai il tabacco è abbastanza universale ed è un'offerta, una medicina che è gradita sempre agli spiriti. Per esempio, quello che so io, insomma, per quello che sono le mie conoscenze, legato appunto al discorso anche delle offerte, molto spesso sono apprezzate anche delle offerte dolci, no? Perché c'è questo piacere della dolcezza, diciamo. O comunque, a volte anche vengono lasciati, mi sembra, parte del cibo magari che quotidianamente uno mangerebbe, insomma, cioè, quindi c'è proprio un aspetto di condivisione e di reciprocità, potremmo certo, dire. Certo, hai detto bene, reciprocità. E perché si fa questo lavoro? È un po' come, diciamo, ci sono delle rimanenze anche nella nostra cultura cristiana di questa cosa, come nei pellegrinaggi o nelle processioni, per esempio, no? Ed è un po' il lavoro che è stato descritto come le vie dei canti da Bruce Chatwin, un grande scrittore, e che anche in Sud America soprattutto continuano a fare alcune tribù. Annualmente si recano in alcuni luoghi sacri per ricreare questa connessione tra uomini e appunto e le forze della natura, sostanzialmente. Per cui ricreando questo ciclo anche spirituale si influenza anche il ciclo naturale degli eventi. Quindi la pioggia che cada in una quantità adeguata, né troppo poca e così via. Ci si può recare in certi luoghi altamente energetici per fare un lavoro di pulizia su se stessi, per quindi riconnettersi con magari anche delle capacità latenti che abbiamo e quindi per progredire, per andare avanti nella nostra vita, per guarire le nostre ferite. Si può chiedere un aiuto proprio a queste entità spirituali per guarire da ogni tipo di ferita, perché poi è un lavoro su se stessi di continua crescita e questo lavoro può veramente nutrire la nostra vita sostanzialmente e farci ritrovare un equilibrio psicofisico, energetico maggiore. Noi siamo disconnessi ormai dalla natura in gran parte, non riconosciamo la natura come alleata, come compagna, ma solo o come una cosa da sfruttare o come qualcosa di minaccioso. E invece riconnettendosi alla natura in modo di come un'amica, un'alleata, insomma, si vive meglio indubbiamente e sarebbe auspicabile che in tanti facessero questo lavoro per ritrovare un equilibrio collettivo. Sì, questo sono pienamente d'accordo. Infatti uno degli aspetti su cui anch'io voglio lavorare è proprio quello di aiutare le persone a riconnettersi alla natura. Anche perché i miei maestri andini
mi hanno insegnato che la nostra salute dipende dalla nostra connessione, dal rapporto che abbiamo con la Pachamama, anche perché non siamo separati, cioè siamo parte di un tutto che è questo pianeta, e quindi ne dobbiamo anche avere un po' cura, non tanto perché se no le facciamo del male e la distruggiamo, ma più che altro distruggiamo noi stessi, fondamentalmente. Esatto. Esatto. E quindi questo sì, sono pienamente d'accordo, è una cosa molto importante. Tra l'altro, mentre parlavi, mi veniva in mente, proprio anche nel nostro territorio, di tradizioni che magari vengono, come dire, continuate anche oggi, legate per esempio alla fertilità, quindi magari, non so, le donne che vanno su determinati massi per chiedere di poter rimanere incinte o robe del genere, così come la guarigione a volte anche con l'acqua, per esempio. Giusto? Certo, con le acque sacre, o le acque di, cosiddette di luce, certo. E quindi, poi, insomma... Dimmi, dimmi. No, questo un po' si mischia, si mescola anche con la geobiologia, con alcune, effettivamente con alcuni luoghi che hanno delle energie magari elettromagnetiche particolari, che una volta gli uomini riconoscevano in modo spontaneo, appunto, perché avevano una sensibilità maggiore. Noi magari abbiamo un po' più di difficoltà a capirlo, per questo si usano a volte altri strumenti come quelli della radiestesia, per amplificare le nostre facoltà, perché sono un pochino assopite, diciamo. Sì, ma anche nel rapporto con le piante, con le piante come esseri senzienti. Questa era un'altra cosa che volevo chiederti, infatti, perché per esempio io mi ricordo l'estate scorsa, quando sei venuta a trovarmi su in montagna e andavamo in giro per i boschi, che a un certo punto mi parlavi di questa tua pianta alleata, o comunque di una serie di piante tue alleate. E questo, pensavo, potrebbe essere un argomento interessante per questa sera, no? Perché normalmente quando trattiamo dello sciamanesimo e parliamo di alleati, che cosa sono gli alleati? Gli alleati sono... degli spiriti, diciamo così, che sono veramente dei maestri, delle guide che ci accompagnano lungo il nostro cammino. E normalmente pensiamo, o comunque quelli che vengono ricercati normalmente, sono gli animali guide di potere, insomma così, o a volte delle entità che possono essere dei maestri o delle forme, non so, angeliche, così. Ma le piante, pur essendoci qua da noi, tendono un po' a essere, come dire... poco considerate. E quindi questa cosa mi ha colpito molto e vorrei che ne parlassi un po'. Diciamo che le piante, come gli animali, possono essere nostre maestre, nostri alleati, appunto spiriti aiutanti. Forse lo si vede di più, per esempio, nello sciamanesimo del Sud America, perché lì è molto più comune avere delle piante alleate o delle piante maestre. Però in realtà anche qua penso alla tradizione antica delle streghe, che facevano questi unguenti a base di piante che potrebbero essere definite piante sacre, anche queste, sebbene magari potessero essere anche velenose, pericolose, quindi da saper usare. E, in realtà nel metodo che io seguo, appunto di Eileen Nauman o Ai Judy Waya, secondo il suo nome Cherokee, molto bello, molto musicale, Ai Judy Waya, ogni pianta, ci si può connettere con ogni pianta e si chiede proprio alla pianta a cosa può servire, a cosa è utile agli uomini. Bisogna ricordare anche, c'è una leggenda dei nativi nordamericani che riporta l'origine delle malattie a un conflitto tra uomini e animali. Cioè gli animali, siccome l'uomo ha inventato le armi, l'arco, le frecce, in quel caso, uccideva troppi animali e gli animali a un certo punto si sono stufati, si sono ribellati e hanno chiesto al grande spirito di difendersi, e come si difendevano? Portando malattie agli uomini.
Allora, però il grande spirito per riportare l'equilibrio, sì, per riportare l'equilibrio ha chiesto quali esseri sarebbero stati disponibili ad aiutare invece gli uomini a guarire dalle malattie, e le piante si sono fatte avanti. Oddio, abbiamo perso Monica, quindi adesso ci prendiamo un attimo, spero che riesca a ricollegarsi. Beh, intanto devo dire che il discorso che sta facendo è interessante. Ecco che sta tornando. Scusa, è ricaduta, quindi stavo cercando di tenere il filo comunque del discorso. E stavi dicendo quindi che le piante si sono offerte... Sì, per aiutare gli uomini a guarire, per cui per ogni malattia portata dagli animali ci sarebbe stato un rimedio portato dalle piante. Bellissimo. Per cui in questo, sì, questa è una leggenda dei, non mi ricordo quale tribù, però degli indiani, insomma degli indiani d'America. E quindi anche secondo questo metodo che seguo è molto importante connettersi con le piante. Tramite appunto la visione sostanzialmente sciamanica, si chiede alla pianta a cosa serve, cosa può fare per noi, che equilibrio può riportare rispetto a quali disarmonie, e quindi già questo è importante. E poi anche tra gli spiriti guida o gli spiriti alleati, addirittura lo spirito guida principale può essere una pianta, come può essere un animale, come può essere un antenato o qualche altra entità. Quindi e sono anche qua, la funzione è sempre di guarigione e di insegnamento sostanzialmente. Certo, ma ascolta, io pensavo questa cosa, cioè, perché uno potrebbe dire, ma prima dicevi la pianta ti dice per cosa può essere utile, e immagino che per una persona che è un po' lontana dallo sciamanesimo questo può sembrare fantascientifico, e un pensiero che facevo è magari uno un po' scettico dice sì, ma avevi già le conoscenze magari di botanica o di erboristeria al riguardo, no? In realtà, cioè, ai tempi gli sciamani o comunque le persone non avevano queste conoscenze, perché magari la fitoterapia ancora non esisteva, no? E quindi acquisivano proprio queste conoscenze in questo modo, così, tra virgolette, particolare, insomma. Sì, sicuramente il processo di acquisizione delle conoscenze è stato anche per, diciamo, tentativo ed errore, come di solito gli esseri umani imparano, però un tempo, appunto, quando questi esseri umani più vicini alla natura magari attraversavano nuovi territori, io penso proprio ai nativi americani che, non so, per esempio dal nord dell'America, no, le tribù, diciamo, dette Athabascan, di cui fanno parte i Navajo, gli Apache, sono scese giù fino ad arrivare ai deserti del Nuovo Messico, dell'Arizona, quindi in un territorio completamente diverso da quello da cui arrivavano, che arrivavano da un territorio freddo, comunque di foreste, si sono ritrovati in un territorio piuttosto desertico. E quindi, perché in realtà sono tribù arrivate abbastanza recentemente, qualche secolo fa in quelle zone, non sono poco prima, diciamo, 300-400 anni prima che arrivassero i bianchi. E quindi come facevano? Cioè, forse non c'era tutto il tempo di sperimentare, magari vedere una persona che moriva perché aveva ingerito una pianta velenosa, eccetera. Ma con queste conoscenze intuitive, quindi proprio andando, cercando la visione, e quindi la connessione diretta con la pianta, capivano cosa poteva servire. Poi c'era anche il processo di sperimentazione, ovviamente, certo. Però sicuramente
per evitare danni collaterali inutili, sicuramente prima si usava questa facoltà che da noi è un po' spenta, però si può riattivare abbastanza facilmente. Bene, questo è importante ed è anche una cosa molto bella. Pensavo forse, sempre per rimanere in tema di piante, che forse le persone che si dice che hanno il pollice verde hanno un po' questa capacità, no, di comunicare con le piante e quindi di poter interagire. Sì, poi appunto sicuramente chi parla alle piante, chi comunica con loro, ci sono ormai studi scientifici che ci dicono che effettivamente le piante reagiscono e quindi ormai sono state fatte parecchie sperimentazioni al riguardo, quindi sì. E invece abbiamo parlato delle piante, ma abbiamo parlato anche dei cristalli, e quindi anche i cristalli, le pietre, fanno parte di questo Walk the Land, no? E quello che volevo chiederti, visto che appunto parlavi di cristalli, appunto, è che qua da noi ormai credo un po' tutti conoscano la cristalloterapia come questa pratica energetica di riequilibrio, di guarigione, insomma, dove si utilizzano tanti cristalli diversi, dall'ametista, il quarzo ialino, il cristallo di rocca, il quarzo rosa, insomma, il turchese, insomma, ce n'è veramente un'infinità. E invece volevo chiederti se l'approccio che ti è stato insegnato di utilizzo delle pietre è, diciamo, legato a questa metodologia o invece è diverso, cioè l'uso sciamanico di queste pietre, in che cosa consiste, insomma? Allora, c'è una parte di studio sulle proprietà di ogni pietra diversa, perché ogni pietra appunto ha effetti diversi. Per esempio, una cosa che lei fece, che Aileen fece quando andai la prima volta da lei a questo seminario, lei aveva preparato per ogni partecipante una collana di pietre, prendendo spunto dall'oroscopo di ognuno, perché aveva chiesto ognuno anche, e quindi per esempio per me la pietra principale era il turchese, per altre persone era l'acqua marina o altre, e le aveva caricate in un certo modo proprio perché fossero protettive riguardo a magari se fossimo andati in posti con un'energia piuttosto particolare, come sai il nostro sistema energetico magari non è pronto, non è preparato, ne può risentire, e quindi questi fungevano un po' da protezione. Quindi c'era una parte proprio di studio sull'uso delle pietre, anche come con gli effetti, come cristalloterapia, e poi questa tecnica particolare che usa soprattutto il cristallo di rocca, insomma il quarzo ialino sostanzialmente, per ripulire il corpo energetico. Che ha imparato da questa donna di medicina Apache. Tra l'altro, insomma, per quelli che sono stati un po' i miei studi, così effettivamente il cristallo di rocca o quarzo ialino nelle tradizioni sciamaniche è sempre molto presente, molto importante. Ci sono anche delle storie per cui, per esempio, lo sciamano viene riempito di questi cristalli di rocca e quindi avviene questa trasformazione. Insomma, quindi rispetto magari ad altre pietre, effettivamente a livello sciamanico il quarzo È quello che ritiene di più le informazioni, che trattiene di più le informazioni, non per niente usato anche in tecnologia per far funzionare i computer, proprio perché è in grado di svolgere questo lavoro di processare, diciamo così, o trattenere le informazioni, quindi viene usato sicuramente
per questo motivo è il più versatile di tutti i cristalli, di tutte le pietre, e quindi però non si possono usare anche pietre normalissime con cui ci si sente in connessione. Per esempio, lei dice sempre comunque quando si va in un posto si può prendere una pietra del luogo per mantenere questa connessione con il luogo di potere, a patto di chiedere prima il permesso, ovviamente, e di lasciare una piccola offerta sul posto, proprio perché non dobbiamo mai pensare che ci è dovuto, che possiamo prendere tutto quello che ci aggrada senza invece stabilire una connessione, quindi una reciprocità con tutto quello che esiste, quindi anche i ciottoli per terra, le foglie o le penne di uccelli magari che troviamo appunto per terra, eccetera. È tutto, non c'è dovuto, non possiamo pensare che siccome l'abbiamo trovato è nostro, no, dobbiamo sempre il permesso. E questo secondo me è un insegnamento grandissimo, perché per noi esseri umani invece è molto facile, soprattutto direi oggi, ragionare con tutto mi è dovuto e quindi io posso tutto, insomma, cioè tutto qua è per me, per il mio benessere, eccetera, quindi viene poi magari a mancare questo aspetto. Anche a volte in chi si avvicina e pratica lo sciamanesimo, no? Perché magari mantiene un po' questa mentalità che ci appartiene, insomma. È una mentalità un po' lasciata. Sì, un po' così. E quindi penso sia veramente un grandissimo insegnamento questo, cioè che ci aiuta in realtà anche nell'imparare come relazionarci con l'altro, quindi non solo con la natura, ma anche con gli altri esseri umani, perché ovviamente questo approccio poi diventa ampliato a tutto quando lo acquisisci. Un'altra cosa che volevo chiedere, Walking the Land, è l'aspetto, prima accennavi ovviamente ai boschi, a questi luoghi di potere e alle piante, cioè quindi agli alberi, a quella che oggi viene chiamata la silvoterapia, per esempio. Quindi anche bagni di foresta, sì, sono concetti simili, diciamo, non proprio uguali, ma se vogliamo simili. Per esempio, io conduco anche dei bagni di foresta, dove c'è più l'attenzione sensoriale della persona a contatto con l'aria, l'acqua, la foglia, il tronco d'albero, e quindi quello che richiama, che risveglia, che è secondo me un'introduzione a un lavoro che poi si può fare più approfondito di relazione con un albero, una pianta, no? Quello che ti può insegnare, quello che ti può trasmettere, la guarigione che ti può dare. Per esempio, ricordo che quando sono andata in Sardegna ci sono degli olivastri millenari, quindi degli olivi selvatici che hanno, uno ha sicuramente almeno 3.000 anni e l'altro forse. Ah, ecco, ti ho perso un attimo. Non so se e delle persone io si erano recate ogni giorno da questo olivastro. Eccoti, ogni tanto la linea, la connessione va e viene. Una persona era addirittura guarita da un tumore, andando ogni giorno da questo olivastro, sedendosi contro il suo tronco e assorbendo, proprio chiedendogli di pulirlo da questa cosa. Quindi gli alberi hanno, tra l'altro gli alberi trovo che siano degli esseri straordinari, forse più generosi che esistano sulla faccia della terra, perché grazie a loro abbiamo l'aria, grazie a loro possiamo respirare,
E dentro un albero loro trovano rifugio tantissimi esseri, insetti, uccelli, mammiferi, e in più appunto producono tante sostanze che poi fungono da medicine, quindi veramente sono degli esseri incredibili. E si può veramente entrare in relazione con ogni singola pianta, albero o fiore anche, quindi creando proprio un legame. Bellissimo. Anche lì ogni pianta serve a cose differenti, per cui quando si ha bisogno di lasciare andare, una sofferenza magari dovuta a un lutto, si può scegliere il pioppo nero, si può scegliere gli stessi alberi tipo i cipressi, che sono proprio non per niente, sono nei cimiteri, ecco, Legato. anche lui. Perché si Interessante prendono questa. il carico di, diciamo, alleggerire il lutto, per esempio. Bello, veramente molto interessante perché uno cioè, non ci penserebbe mai che i cipressi sono nei cimiteri perché hanno questa funzione. Quindi anche qua probabilmente è un qualcosa che è rimasto da antiche conoscenze che adesso io dubito che sappiano che è per quello il motivo per cui vengono Ah, messi. non lo mettono perché è un sempreverde, però ce ne abbiamo tanti di sempreverdi, però il cipresso in particolare ha questa funzione. Molto, molto interessante. Ascolta, e poi invece una cosa che non abbiamo citato adesso, però mi ricordo che me ne hai accennato, è il discorso della ruota di medicina, che nella tradizione dei nativi americani è molto, molto potente, no? Quindi anche a te è stata insegnata questa, non so come definirla, conoscenza, via, perché non so se è una pratica. Ti va di raccontarci un po' al riguardo? Allora, la ruota di medicina, è diciamo la mappa del mondo sostanziale principale su cui anche qua si fondano i nativi nordamericani. Si può pensare al centro della ruota di medicina come all'albero del mondo, come al centro del sé in termini junghiani. E le quattro direzioni, i quattro angoli della ruota, cioè est, sud, ovest, nord, corrispondono secondo diverse tradizioni a cose leggermente diverse, però fondamentalmente è una tradizione che abbastanza è diffusa quasi universalmente nel Nord America e in parte anche, per esempio, anche in Perù i Cheros hanno una cosa simile, Sì. anche se magari ai vari punti cardinali vengono associati diversi animali, diversi ovviamente da quelli dei nordamericani, diversi colori, diversi elementi, eccetera. E quindi è una rappresentazione del mondo che diventa anche uno spazio sacro, perché quando appunto si vuole fare un lavoro sia su di sé che sacro, si può proprio lavorare con la ruota di medicina e magari rivolgersi alla direzione che in quel momento è quella più adatta per lavorare su delle questioni. Per esempio, mi ricordo appunto che Elina aveva detto: se hai qualche problema di malattia fisica, che sicuramente è collegato anche a qualcosa di emotivo, è bene rivolgersi a ovest, perché è dove le emozioni possono sciogliersi, è dove l'acqua scorre, dove l'acqua delle emozioni riprende a scorrere. E ognuno di noi ha anche diciamo, un archetipo fondamentale, una direzione fondamentale da cui parte nella vita. Quindi diciamo, contraddistinto, contrassegnato dall'energia di una delle direzioni, e quindi ovviamente però ci troviamo più a nostro agio, rivolti in una direzione, quindi è anche importante sapere quale, per magari fare
funzionare meglio nella vita quotidiana o in altri compiti. E poi il compito è quello di diventare interi, come appunto una ruota, come un cerchio, e sviluppare tutte le parti di noi. Quindi diciamo è anche un percorso la ruota di medicina, sempre parlando di percorsi di camminare la terra, anche la ruota di medicina è un percorso che può essere un percorso della vita, un percorso di un periodo della vita, un percorso per un progetto che si vuole fare e quindi ha tanti, tanti, tanti utilizzi. Ma soprattutto, cioè io lo utilizzo la ruota di medicina proprio anche come spazio sacro, come luogo di meditazione per ritornare a sé e quindi cercare proprio di espandere la propria vita in tutte le direzioni. Guarda, Monica, vorrei porti alcune domande, però prima volevo salutare Silvana, visto che ci ha salutato, benvenuta. E allora, volevo chiederti alcune cose, appunto. La prima è una curiosità, no? Parlavi di questa direzione che è un po' il nostro archetipo di nascita, posso dire così. È difficile capire qual è. C'è un metodo che magari puoi raccontarci, o è una cosa complicata? No, beh, non è complicato. Tra l'altro io sto da tempo facendo un lavoro di comparazione, se vogliamo dire, anche se non è proprio tra i tipi junghiani e le direzioni, che poi anche gli elementi corrispondono agli elementi dell'astrologia. Quindi sto cercando un po', anch'io come te, a volte metto insieme un po' le cose perché mi piace svilupparle. Sicuramente ci si può un po' riconoscere, ma soprattutto, per esempio, la ruota di medicina è legata anche alle fasi della vita. L'est è legato alla nascita, quando si è piccoli, all'infanzia, alle cose nuove, e il sud invece è la gioventù, la pienezza, la forza, il coraggio, l'amore, no? L'innamoramento, il tempo dell'innamoramento. Mentre l'ovest è un po' dove raccogliamo i frutti e però diventiamo più riflessivi, più saggi. E il nord dovrebbe corrispondere alla realizzazione completa anche spirituale della vita, sostanzialmente. E poi si ricomincia. E c'è un modo, sì, che mi ha insegnato Aileen, che anch'io ripropongo nei seminari sulla ruota di medicina, per capire quali direzioni sono attive in quel momento della tua vita. Quindi capire quali direzioni sono già attive e quali invece sono ancora un po' chiuse, oppure addirittura con cui non sei proprio in sintonia. E quindi come fare per invece sbloccare anche questa cosa e lavorarci. Perché quindi quando hai una sezione, la posso chiamare così, in cui non sei in sintonia, è proprio quella su Vale. cui devi andare a lavorare. Sì, sostanzialmente sì, perché quelle Mi con cui sei senti? già a tuo agio, diciamo, già stanno funzionando bene nel tuo sistema energetico, quindi non hai bisogno di lavorarci. Invece magari appunto meditare rivolto nella direzione con cui non hai ancora questo rapporto così fluido può aiutarti poi a sviluppare delle altre qualità nella tua vita. Molto interessante. Ascolta, Monica, hai accennato a questi tipi junghiani, a Jung, e quindi adesso volevo spostare la nostra attenzione su un altro argomento comunque collegato, cioè quindi Jung e lo sciamanesimo, scusa, stavo dicendo Jung e la psicologia, cioè la psicologia e lo sciamanesimo, perché so che hai fatto parte, insomma, hai tradotto un libro. Che è uscito direi l'anno scorso, se non ricordo male. No, è già uscito nel 2016 o 2017, forse. Ah, però No, 2016, se non ricordo male. Sì, Jung e lo sciamanesimo. ho perso il conto del tempo, allora Sì. mi sembrava l'altro ieri. No, E no, è già quindi un po'.
hai appunto preso parte a questo libro nella sua traduzione in italiano. E quindi volevo, se hai voglia, che ci raccontassi un po' di questo e di questo connubio che c'è quindi tra psicologia, soprattutto junghiana, e lo sciamanesimo. Sì, questa è l'opera di C. Michael Smith, detto Mikal, che è anche lui allievo di Aileen. Lui poi ha anche altri maestri, ovviamente anche lui ha imparato da, dalla tradizione Quechua, oltre che quella di Aileen e quella Cherokee, perché anche lui ha dei bisnonni, dei nonni, dei bisnonni Cherokee, quindi si sono ritrovati in questo... Lui, Mikal, chiamiamolo, che è il nome con cui di solito usiamo, è psicanalista, ha studiato con dei grossi nomi, tra l'altro della psicanalisi, anche con Grof, e ha messo a punto un metodo che lui chiama respirazione sacra, dove praticamente si usa la respirazione olotropica di Grof con la musica all'interno di un diciamo di una struttura di stampo sciamanico come cerimonia, ecco. E quindi usa molto questo metodo e i suoi studi, appunto lui essendo psicanalista, ha approfondito e essendo in contatto con la cultura sciamanica, ha proprio scritto questo libro già parecchi anni fa in inglese, penso che sia stato pubblicato già una ventina d'anni fa, una specie di evergreen, dove mette a confronto lo sciamanesimo. Quindi nella prima parte del libro fa una disamina di che cos'è lo sciamanesimo, quali sono, diciamo, le distinzioni anche tra sciamanesimo e animismo, e un pochettino le tradizioni legate, le pratiche legate allo sciamanesimo, e nella seconda parte esamina la vita di Jung come una specie di sciamano moderno, e comunque collegato al suo mondo interiore, ai suoi spiriti interiori, e quindi fa questo confronto tra le due cose, sottolineando che Jung non ha avuto maestri, mentre invece nello sciamanesimo è importante il maestro, no, l'anziano che ti trasmette le conoscenze. Aveva sperato di trovarlo in Freud, ma poi la cosa non è andata molto bene. E alla fine l'ha trovato proprio in queste figure mitologiche con cui lui conversava quotidianamente, sostanzialmente. E quindi fa un raffronto anche nel libro tra gli stati di dissociazione e quella che nello sciamanesimo viene definita perdita d'anima, oppure i complessi, i complessi appunto psicanalitici, e anche questi possono essere cristallizzazioni della psiche che possono essere anche definite anche qua perdita d'anima con la terminologia dello sciamanesimo. Quindi io ho seguito anche dei suoi seminari molto molto interessanti, ne ho organizzato uno lo scorso ottobre in Italia, la prima volta che è venuto in Italia, e nonostante lui non si attenga, diciamo, al metodo imparato da Aileen, non solo, cioè ha allargato in un'altra direzione comunque la sua pratica di psicanalista, che usa comunque lo sciamanesimo nelle sedute psicanalitiche, tra l'altro, però è molto legato anche lui ad Aileen come insegnante importante per la sua vita, per lo sviluppo della sua attività. Interessante, interessante sia, diciamo, il percorso, l'argomento, la congiunzione che c'è tra quindi psicologia e sciamanesimo, questo discorso bellissimo dei frammenti d'anima e quindi del recupero di questi frammenti, che è una delle pratiche più potenti e anche forse importanti dello sciamanesimo, no? Perché è un recuperare proprio queste parti di sé, quindi la propria energia, anche il proprio potere.
E quindi molto interessante. E sempre parlando di libri, però, hai anche altri progetti in ballo, vero? Sì. Allora, questo libro, Jung e lo sciamanesimo, è uscito per Amrita Edizioni e io, avendo saputo che avevano finalmente trovato l'editore italiano, mi sono proposta come traduttrice, facendo ovviamente una prova di traduzione prima e poi ho ottenuto il lavoro, diciamo. E invece adesso sto traducendo l'ultimo libro della mia maestra, appunto, Aileen, che è proprio Walking the Land, cioè percorrere, camminare la terra. Non ha ancora un titolo definitivo in italiano, però lo pubblicheremo probabilmente in modo indipendente, adesso vediamo, però lei ci tiene che esca in Italia, in italiano, quindi stiamo facendo questo lavoro, dove lei insegna in modo molto semplice come si può fare per connettersi appunto con le energie della natura intorno a noi, nelle montagne, le piante, come rapportarsi in modo sacro con la natura. Ecco, questa è la cosa fondamentale, direi. Certo. Beh, è interessantissimo, non vedo l'ora che esca allora, che sicuramente sarà uno dei prossimi libri da leggere, anche questo. Beh, guarda Monica, io insomma ti ringrazio, è stato grazie veramente interessante, no, parlare di questi discorsi. Io poi, come dicevo prima, sono molto legato alla natura. Io ho fatto una scoperta in realtà della natura, nel senso che vivendo in città non ho mai sentito così forte questa connessione, però devo dire che ho la fortuna di avere una casa in montagna dove ormai da anni vado tutte le estati e devo dire che lo sciamanesimo in questo mi ha guidato, come, no? Nel senso che io a un certo punto nella mia pratica, ma in realtà nella mia vita quotidiana, sono arrivato a sentire il bisogno della natura. Cioè io oggi sì, vivo ancora diciamo in città, un po' più in campagna, ma sento tantissimo l'esigenza della natura, di averla vicino a casa, di poterla vedere, di poterla contattare, e sogno in realtà di poter andare a vivere con un bosco dietro casa, proprio perché non so bene come è successo, ma è avvenuto un po' questo cambio nella mia vita e questo amore, possiamo definirlo così, per cui adesso sento, quando sono lontano, sento la mancanza e non vedo l'ora che torni l'estate per poter andare su e stare al fresco, ma anche nei boschi e quindi comunque contattare in realtà anche i luoghi sacri che io conosco e quindi rigenerarmi e creare veramente questo rapporto con la natura di cui parlavi. Per me è veramente qualcosa di magico. Devo dire, mi manca un po' l'aspetto delle piante come alleati, anche perché io ho un po' qualche, come posso dire, mi sento un po' negato, no, nel rapporto con le piante, però penso sia molto affascinante e soprattutto bellissimo poter imparare direttamente da loro invece che dover studiare dei libri. Mi piacerebbe un casino. Va sempre comunque approfondito anche l'aspetto, cioè certo, hai interagito con una pianta, ti ha detto delle cose, io vado sempre ovviamente a controllare, verificare che non è qualcosa che mi sono immaginata io, ma che è veramente una conoscenza che è stata trasmessa. Ma guarda, anch'io vivo in città e devo dire che questa cosa alla fine risulta utile anche per aiutare le piante. Se posso raccontarti un episodio di qualche anno fa, certo. Vicino a casa stavo parlando con un sambuco, diciamo così, quando mi sono sentita chiamata da un altro albero come se fosse una richiesta d'aiuto. Si trattava di un ailanto, quindi sono andata, mi sono avvicinata, ovviamente essendo in un'aiuola, quindi un po' isolato,
e ho notato che era una parte, c'era un grosso ramo che era completamente invaso dai parassiti. E quindi effettivamente questo ailanto aveva bisogno d'aiuto. Quindi ho cercato l'email della sezione del comune che si occupa delle piante, ho scritto. In effetti, dopo un po' di tempo, visto che avevano tagliato quella parte, quel ramo, e l'albero adesso sono passata davanti qualche giorno fa, sta benissimo, è pieno di foglie, e quindi diciamo che la sua richiesta d'aiuto è andata a buon fine. Quindi... Bellissimo. Anche perché questo ci deve fare anche pensare a un'altra cosa, che noi... Finora abbiamo parlato di come loro possono aiutare noi, ma in realtà anche qua c'è una reciprocità, no? Cioè, quindi anche noi dobbiamo prenderci cura dell'ambiente. E con questo vorrei anche fare una sorta di, così, di attenzione al fatto di come noi ci relazioniamo con l'ambiente, anche adesso, no? Con quello che è successo, le mascherine che vengono spesso buttate per terra senza attenzione, piuttosto che i guanti. Cioè, dovremmo veramente risvegliare un'attenzione verso l'ambiente anche. E lo sciamanesimo in questo ci può veramente aiutare, perché ci aiuta a viverlo come un altro essere vivente e quindi un alleato, un compagno, un amico, sì, insomma. Esatto. E quindi è molto, veramente molto interessante. Guarda, Monica, io veramente ti ringrazio di essere stata qui con me questa sera. Grazie a te per questa chiacchierata molto simpatica. Spero che, insomma, possa servire ad alcune persone, alle persone giuste che sentiranno questa cosa, per aiutarle proprio a sviluppare questo rapporto con la natura, con se stessi alla fine, perché noi siamo la natura. Esatto. Siamo parte della natura e siamo la natura. Esatto. Guarda, sono sicuro che sarà un seme che non potrà che germogliare, giusto per stare in tema natura, piante e quant'altro. Quindi, niente, io ti ringrazio ancora tanto del tempo che ci hai dedicato, ringrazio le persone che ci hanno seguito questa sera. Grazie. E buonasera. E niente, io vi saluto, perché con questa puntata ci fermiamo un attimo per il periodo estivo, ma la mia intenzione è quella di riprendere appunto a settembre, ottobre, insomma, una volta finito il periodo estivo, di nuovo con un appuntamento mensile dove parlare sempre di tematiche legate allo sciamanesimo e quindi creare diffusione, conoscenza riguardo queste tematiche, insomma, perché credo siano importanti. Come hanno cambiato la vita a me, penso possano cambiarla anche a tante altre persone. Quindi vi invito a seguirmi, e sempre sulla mia pagina Facebook di Mani Giatra, e vi ringrazio e ringrazio ancora anche te, Monica. Grazie, Valerio, stai facendo un ottimo servizio. Grazie. Guarda, è nato così, quasi un po', ce l'avevo un po' in testa, però devo dire che la quarantena mi ha aiutato a manifestarlo e sono contento, perché sta venendo fuori qualcosa di bello. E quindi, insomma, mi auguro anche che lo sia per le persone, che invito quindi, se hanno trovato interessante questa diretta, a riascoltarla, a condividerla e a diffondere veramente questo messaggio che secondo me è importantissimo. Grazie. Grazie a tutti, grazie a te, Monica, e vi auguro quindi una buona serata e ci vediamo presto. Ciao a tutti.